Buon pomeriggio, bentrovati a Sport24 Live Serie D per il posticipo della undicesima giornata del campionato di Serie D tra Nocerina ed Audace Cerignola. Colpo grosso della formazione gialloblu che è andata a vincere sul terreno dei padroni di casa Campani con il punteggio di 3-2. Ma non perdiamo tempo, lasciamo subito spazio alla diretta dal nostro inviato a Nocera Inferiore, Tonino Giangola, innanzitutto per confermare il finale e poi per la cronaca. Vai Tonino! Ciao Mimmo, buonasera a tutti. Il finale da Nocera Inferiore, Audace Cerignola 3, Nocerina 2. Una grandissima gara, una prova veramente di carattere, ma una gran gara giocata veramente a un calcio strepitoso. L'Audace che ha tenuto il pallino di tutta la gara, tranne due piccoli svarioni difensivi dove abbiamo preso due gol veramente in un modo ingenuo. Ma la squadra ci credeva e ha giocato veramente una grande gara. Complimenti ragazzi di Mister Pazienza. E questa è l'audace che vogliamo, questa è l'audace che stiamo vedendo, Mimmo. I gol sono stati al di là del calcio di rigore, nettissimo. Gli altri gol, l'altro di Palazzo e l'altro, l'ultimo, quello di Jimmy Allegrini, del capitano, e quindi ha portato veramente in estasi il pubblico cerignolano che ha raggiunto qui Nocera Inferiore, più o meno un 200 tifosi al seguito dell'Audace. C'è grande euforia, c'è veramente tanta tanta allegria da parte dei sostenitori gialloblu, ma si sapeva, Mimmo, bisognava aspettare l'Audace, pian piano sta arrivando, è quello che ci stavamo dicendo ultimamente nelle ultime puntate, se ben ricordi. La squadra sta prendendo il suo carattere, sta assumendo le caratteristiche di Mister Pazienza, quello che il mister decide di fare. I ragazzi lo stanno facendo veramente con il cuore, ma più che cuore stanno giocando un gran calcio. Oggi si è vista veramente una partita di calcio strepitosa. A volte ti sembra di non giocare in campi di Serie D, ma bensì in campi di Serie C. Con tutta la storia che c'è alla Nocerina, quest'oggi non era facile venire qui e fare la partita. L'Audace è venuta qui, ha fatto la partita perché abbiamo giocato noi. Noi siamo stati in grado di competere 90 minuti alla grande e anche oltre. Portiamo a casa un risultato favoloso, vedendo i risultati dagli altri campi, che se non sbaglio c'è la vittoria del Biscegli a Bitonto, se mi confermi Allora questo. sì, intanto li andiamo subito a vedere tutti i risultati. Allora Bitonto Bisceglie batte Bitonto 1-0, Brindisi Altamura 2-2, San Giorgio Volpetta 0-0, Francavilla Casarano 2-1, Lavello Casertana 2-2, Nocera Inferiore Audace Cerignola batte Nocerina 3-2, Rotonda Nola 1-0, Sorrento Pasano 2-1, poi Gravina che ha battuto in esterna il Mariglianese per 2-1 e a Matino Nardò batte Martino 1-0, vai Tonino! E quindi a questo punto noi vediamo l'Audace Cerignola che fa un balzo in avanti notevolissimo, guardando la partita di domenica prossima in casa con la Marilianese, poi abbiamo la partita in Coppa Italia. Diciamo che adesso il campionato per un po' ci sorride, per poi andare a giocarci la partita a Bitonto, ma con questa Audace adesso dobbiamo solo sperare bene, perché gioca un gran calcio. E fa veramente piacere vedere una squadra di Serie D giocare in questo modo. Un risultato onestissimo, un risultato giusto, giusto, veramente giusto. Alla fine, con gli Ultras Curva Sud, esultava anche il presidente Danilo Quarto, con i ragazzi saltava e gridava fortemente il nome di Cerignola. E quindi Tonino, il onore, presidente onore. Quarto è ancora da quelle parti? Eh no, ha raggiunto gli spogliatoi. Era tutta quasi tutta la presidenza nella curva settore ospiti al seguito della squadra. Veramente un bel pubblico da parte dei cerignolani, si sono comportati benissimo, non nulla da eccepire. Abbiamo vinto una partita meritatissima, Mimmo, quindi torniamo a casa veramente contentissimi, più che il risultato di vedere una squadra che ha giocato un gran calcio. Quindi adesso possiamo dire che veramente questa è l'Audace Cerignola, quella che tutti stavamo aspettando, con un po' di sacrificio, un po' di sfortuna, perché guardiamo che le partite, quelle che abbiamo perso, pareggiato,
sono stati degli episodi sfortunati, però quest'oggi i ragazzi ce l'hanno messa tutta, quindi da Nocera Inferiore ci portiamo 3 punti pesantissimi per il proseguo del campionato, e io credo che a questo punto adesso tutti devono aver paura dell'Audace Cerignola. Sì, no, in effetti, anche perché considerando i risultati che sono arrivati, è chiaro naturalmente che questa squadra adesso può fare davvero paura, e naturalmente non dimentichiamoci che questa è una squadra che è stata rifondata in pratica da coloro che già c'erano nella passata stagione, ma anche volti nuovi che stanno dando davvero un impulso. Ci sono anche i tifosi qui con me, guarda Mimmo, sono sì, contentissimi. Ecco, stiamo vedendo. Forza Audace. Ecco, magari ti faccio vedere, mi giro un attimo con sì, la vediamo i tifosi, vediamoli, eccoli qui, eccoli. Li vediamo. Ragazzi, sono contentissimi. È un bello spettacolo. Stiamo aspettando adesso che la polizia ci fa uscire dallo stadio per motivi di ordine pubblico. Ovviamente ci hanno bloccato all'interno, ma da adesso stiamo per uscire, quindi ti devo lasciare perché vai. Per motivi di ordine pubblico naturalmente poi ci ritroveremo nel Montelisi, Tonino, va bene? Assolutamente Mimmo, prima di chiudere io devo fare un ringraziamento, un elogio speciale a questi ragazzi che seguono l'Audace Cerignola e la sostengono sempre nel bene e nel male. Sono i ragazzi della Curva Sud 1984, il gruppo dei fedelissimi, fedeli sempre ogni domenica in campo e fuori casa a sostenere l'Audace Cerignola. Onore e merito a questi ragazzi, onore e merito alla squadra, l'Audace Cerignola. Che dire Mimmo, da Nocera Inferiore bene, è tutto, ribadisco il risultato, ribadisco il risultato, Audace Cerignola 3, Nocerina 2, da Nocera Inferiore è tutto, a voi studio. Bene, grazie a Tonino Giancola. Dunque, come avete sentito, ancora uno strepitoso successo per l'Audace Cerignola sul terreno della Nocerina con il punteggio di 3-2, e evidentemente questo è un risultato importantissimo, anche perché adesso veramente l'Audace Cerignola può far paura davvero a tutti. Allora, prima di chiudere questo nostro post gara inerente Nocerina Audace Cerignola, e anche con l'aiuto della grafica andiamo a ricordare tutti i risultati finali delle partite di questa undicesima giornata. Dunque a Bitonto Biceglie batte Bitonto 1-0, Brindisi Altamura 2-2, San Giorgio Molfetta 0-0, Francavilla Casarano 2-1, Lavello Casertana 2-2, a Nocera Inferiore Audace Cerignola batte Nocerina 3-2, Rotonda batte Nola 1-0, Sorrento Pasano 2-1, Gravina Matte Variglianese 2-1 ed a Matino Nardò batte Matino 1-0, per una classifica che dice è recita a questo punto con Bitonto a quota 24 punti, Casertana a quota 23, Francavilla 22, Audace Cerignola 21, Lavello e Nocerina a quota 18 e Gravina a quota 16. Questo dunque il quadro generale di questa giornata di campionato. Noi a questo punto ci fermiamo per questo il nostro post partita del pomeriggio dedicato a Nocerina Audace Cerignola. Naturalmente poi per tutti i risultati finali, i ragguagli e gli approfondimenti, come sempre l'appuntamento è con la nostra informazione domani alle 8:30 con Mattina 24 Live, e poi naturalmente come sempre con Sport 24 Live del lunedì alle 12:45, poi con Dentro la Notizia alle 21:15. È veramente tutto per questo nostro pomeriggio insieme, grazie per la vostra attenzione, a tutti una buona serata.